Avvisami quando stiamo in live, eh. Sì. Buonasera a tutti ragazzi, Suzuka è scenario di grandi battaglie e imprese storiche, da Prost a Senna, Schumacher. Stasera qui a Suzuka inizia la prima battaglia di una serie di scontri. Qui i piloti del campionato Senna si batteranno per la gloria di una guerra al limite di ogni immaginazione. Buonasera amici di Gran Turismo e benvenuti alla prima tappa del campionato Senna targato Lupo Racing Team. Oggi, per quanto mi riguarda, ho un nuovo compagno di viaggio, una persona che opera in tutto e per tutto per il team, una persona dal grande carisma e soprattutto è stato un campione Lupo Racing Team. Ciao zio! Ciao Masti, buonasera, tutto bene? Tutto a posto, stasera ci sono stati dei piccoli problemi, come di consuetudine, purtroppo i bug non ci mollano. Questa sera non abbiamo avuto problemi con Facebook, ma abbiamo problemi con internet. Sì, con i bug. Va bene, io dato che le qualifiche già sono iniziate da 8 minuti, faccio come stanno andando. Sì, vai. E allora, primo Vale VR46, che è il nostro nuovo arrivato, si fa notare subito, ma io lo sapevo che era un buon braccio. Sì, 1,59 e 2,50, ottimo. Esatto. Secondo Joker, altra sorpresa, molto bravo anche lui, che sta a 3 decimi e 63 da Vale. Terzo Andrew a 2 decimi e 31 da Joker. Quarto Comics a 58 millesimi da Andrew. Quinto Inletterato a 4 millesimi proprio da Comics. Sesto Zacca a 43 millesimi da Inletterato. Settimo Artax a 1 decimo 83 da Zac. Ottavo Steve 199 a 74 centesimi. Nono Beppolo a 44 millesimi da Steve 199. Decimo Orso a 1,30 da Beppolo. Undicesimo Carmelo Ximus a quasi un secondo da Orso. Dodicesimo Miciocchia a 3 millesimi da Carmelo Ximus. Tredicesimo Cricco da 8 decimi da Miciocchia. Quattordicesimo Salvatore Sara, che credo che abbia avuto purtroppo problemi con il bug. A te la linea, Masti. Ma quando sto notando, Salvatore Sara sta girando, sì, sta partendo, è vero, quindi è vero, è partito. Quindi sono tutti. Ci sono tutti e 14, meno male, sono molto contento. Sì, sì, vuol dire che... Allora ragazzi, come dicevo nella mia presentazione, questa è la prima gara del campionato Senna, che quest'anno abbiamo questa novità, che abbiamo fatto tre campionati, abbiamo studiato tre campionati, proprio studiati appositamente per... diciamo, per far divertire un po' tutti, giusto Mauri? Sì, per far divertire un po' tutti e per cercare anche di fare dei gruppi omogenei. Sì. E questo è veramente un bel gruppo, difatti se vai a vedere stiamo parlando di millesimi, massimo centesimi di distacco. Adesso vediamo Salvatore Sara, che dovrebbe iniziare purtroppo con quasi 11 minuti di ritardo il suo primo giro lanciato, e speriamo che vada bene. Sì. A te la linea,
Grazie Mauri. Allora, volevo intanto ricordare i nostri sponsor. Cominciamo con il nostro primo sponsor. Abbiamo Etruria Inserimenti, ditta di Arezzo operante nel settore degli elettrodomestici e cucine componibili su misura, scusate. Tratta le migliori marche del settore, Whirlpool, Foster, Ilve. Si trova ad Arezzo in via Calamandrei 107, il numero di telefono 0575 21088 e anche uno showroom in via Perennio 1 ad Arezzo, numero di telefono 0575 370689. I numeri nella live li potrete vedere in sovraimpressione che stanno scorrendo. Poi abbiamo il secondo sponsor, Unigenic Professional. Un'azienda di calzaninsetta, tratta articoli per la pulizia, articoli monouso per la ristorazione, disinfestazioni, trattamento acqua, trattamento antilegionella, noleggio macchinari, tratta grandi marchi tra cui l'Isoform, 3M, CIF e molti altri ancora. Si trova a Caltanissetti in via Pietro Leone. Numero di telefono 0934 090142. Chiamate per qualsiasi informazione. Adesso stasera abbiamo un nuovo sponsor, Nova Europa, è una SRL che è da 30 anni al servizio dell'automobilista, fa pratiche auto e moto, riscossione bolli auto, assicurazioni auto e vita. Richiedi il tuo preventivo inviando un'email a nuovaeuropa@sermetra.it. Offre un ampio ventaglio di servizi per soddisfare le esigenze di ogni cliente. Si trova a Torino in via Monastir 6A. Telefono 0116069567. Ragazzi, questi sono i nostri sponsor. Quindi, per qualsiasi, se volete fare da sponsor al nostro team, basta inviare un'email alla nostra email info luporacing@gmail.com. A te Maurizio, grazie. Allora, faccio un riepilogo al volo delle qualifiche. Abbiamo sempre Vale VR46 primo con il tempo di 1:59:143, seguito da Joker a 17 millesimi. Terzo Comix a 2:10:83 da Joker. Quarto Zac a 126 millesimi. Quinto Andrew a 2:10:30 da Zac, sesto Illetterato a 1 decimo da Andrew, settimo Artax a 2 decimi da Illetterato, ottavo Steve a 1 decimo da Artax, nono Peppolo a 40 millesimi da Steve 199, decimo Orso, undicesimo Salvatore Sara, dodicesimo Miciocchia, tredicesimo Cricco e fanalino di coda Carmeloximus. A te la linea. Allora, Mancano, scusami se ti no, interrompo, no, scusami tu. mancano 15 secondi alla fine delle prove. Perfetto. Allora, nel frattempo, Mauri, vorresti ricordare i piloti Allora, i che piloti che sono. partecipano per il gruppo Senna sono il letterato Andrew 62, Artax 2310, Orso, Zac, Miciocchia, Cricco, Salvatore Sara, Steve 199, Comix, Vale VR46, Carmeloximus, Joker e Beppolo. Perfetto, allora con la qualifica cioè, stanno terminando, ci sono forse alcuni piloti, scusate, che stanno Allora, terminando il loro giro, come ad esatto. esempio Comix, il letterato, giusto? Joker ha terminato con 1:59 e 3, Vale VR46, un'ottima prestazione, già si sta facendo sentire. Ha La sua già presenza? dimostrato Sì, tutto il sì, sì. suo valore. Poi Joker ha terminato, c'è l'illetterato, ci seguiamo in un board dall'illetterato, vediamo cosa riesce a fare. Vediamo l'ultimo
L'ultimo giro, Sta facendo l'ultimo giro, sì. alla fine è il favorito del campionato, almeno per quanto mi riguarda il favorito del campionato, essendo che è stato il campione del Grand Tour della scorsa stagione. Non so cosa sia Esatto. successo, si è fermato? Ah. Non lo so. Non so Oh, cosa non sia si sa. successo, mi dispiace. Vediamo niente di rotto nel volante, speriamo, perché Spero di sì. Sì, è andato proprio dritto. forse si sarà staccato qualche cosa del volante. Speriamo di no, comunque. Facendo l'ultimo giro anche Zac. Ok, si trova in quinta posizione. Seguiamo Però Ocon credo a no, no, bordo. no, sta fuori con il tempo. Sì, sicuramente avrà. Ovviamente sempre Zac con le quattro frecce accese. Anche Questa. Peppolo sta facendo l'ultimo giro, ma sta fuori anche lui con il tempo. Sì, avrà avuto qualche problema. Intanto mancano 10 secondi Alla all'inizio fine delle della qualifiche, gara. Ok, sì. Allora, credo che possiamo dire pole position per Vale VR46. mamma mia, grande, grande, grande. Questa è la prima volta che lo vedo girare, mai corso con lui. E si sta. Ecco l'inizio della gara, Sì, vai tu Masti, vai tu. allora ragazzi, come vedete, primo posto Vale, Joker, letterato Comics, Zakpod, Steve, Andrew è a seguire. Allora ragazzi, si accendono, ricordiamo partenza con falsa partenza. Falsa partenza, attenzione ragazzi, si accendono i motori, cassa a martello, come dice il mio socio Tato, e parte la prima tappa del campionato Senna targato Lupo Racing Team, che vede Vale che si sta accingendo a fare la prima curva, seguito da Joker, Zakpot e Letterato. Sono le prime tre, ma c'è Vale che mi sembra indisturbato, se ne sta cominciando a prendere terreno. Tu cosa ne pensi? Sì, sono tutti vicino, sono stati bravissimi nella partenza, credo che non ci sia stato nessun contatto, andiamo a vedere se qualcuno ha qualche penalità, ma non credo, sono stati veramente tutti bravi e tutti Sì, corretti vediamo sulla intanto prima se curva. la regia ci fa vedere il replay. Stasera stiamo vedendo il replay. La partenza non ci siamo arrivati a prenderla. Allora, qua siamo in prima posizione, abbiamo Vale 46 che sta cominciando a prendere terreno, è a 6 decimi se non erro da Joker. Poi Joker in seconda posizione, il letterato Zac in quarta posizione con la sua livrea nera, Comics indistinguibile dalla sua livrea verde, che come mi puoi È entrato in scia di Zac. Sta dietro e lo ha Eccolo qua e l'ha superato. superato. E l'ha E l'ha superato. superato. Però Dai. voglio vedere. Voglio No, si è vedere. ripreso la posizione Zac. Molto, molto corretti, molto Vediamo bravi se questi ragazzi. la regia ci fa vedere il replay. Ecco, perfetto, ragazzi. Stiamo guardando il replay del sorpasso di Comics su Zac. Allora, per il momento il miglior giro è di Vale VR46 con 1,59746, seguito da il letterato, terzo Joker, quarto Zac, quinto Comics, sesto Steve 199, settimo Orso, ottavo Peppolo, nono Andrew, decimo Cricco, undicesimo Niciocchia, dodicesimo Salvatore Sara, tredicesimo Artax, quattordicesimo Carmelo Oximus. Ok,
quindi sono partiti, scusa, cioè, me ne sto accorgendo solamente adesso, zio, che sono partiti tutti. Cioè, non mi sembra neanche vero, ragazzi. Non mi sembra neanche vero. Allora, qua sto inquadrando il nono scenno entry, nostro vale VR46, che ormai sta prendendo piede. È un secondo e 7 Ha da il preso, letterato. esatto, un secondo e 8 di distacco da il letterato. E scusami Massi se ti interrompo, vorrei fare un saluto veramente caro a Francesco Babbos e dirgli che speriamo che risolva tutto con la mamma, perché oggi purtroppo ha avuto, diciamo, un incidente casalingo. Speriamo che vada tutto bene. Quindi un forte abbraccio e un grosso saluto a Francesco Pappox. Sì, grazie, Poi grazie. Grazie. volevo ringraziare anche il presidente e il vicepresidente Ernia Killer e Matteo Fatuschi per le livree che creano loro per quanto riguarda, diciamo, le sfide che andremo a fare con altri team quando ci inviteranno, anche perché quest'anno abbiamo deciso di non dare anche troppo lavoro a loro, di lasciare la livrea libera nei campionati. Poi se qualcuno vuole usare quella ufficiale la può comunque usare, ma di usare, diciamo, quella ufficiale solamente quando andiamo a fare le sfide. Poi ringraziare anche Luca Pression, che è lui che cura insieme a Francesco il rapporto con i piloti, e lui pure, oltre a te Masti, organizzate ogni tanto qualche evento interno per la Lupo Racing Team. Volevo ringraziare il dottor Alex, che è il nostro fotografo ufficiale, e spero di non essermi scordato nessuno. Sei stato impeccabile, impeccabile come sempre. Infatti io voglio aggiungere, cioè non mi va di aggiungere altro perché hai detto tutto te, però è una bella, sta rivelando alla Lupo Racing Team una bella macchina di, diciamo, di amicizia, di lealtà, correttezza alla fine. Perché qua, come state vedendo, i piloti sono di una correttezza paurosa, paurosa, paurosa. Anche, ho visto un sorpasso adesso ed era. Quindi stiamo costruendo piano piano, perché alla fine con difficoltà, perché le difficoltà ci sono in tutte le famiglie, perché io mi reputo in una famiglia, una grande famiglia. Quindi sono delle difficoltà che aiutano a crescere e ci aiutano a crescere. Anzi, A te la linea, sì. scusami Masti, ma mi sono scordato la persona che è quasi la più importante per le dirette, che saresti tu. Io? E che Cioè, faccio? Io niente faccio. senza di te non ci sarebbe stato Facebook, non ci sarebbe stato YouTube, e quindi un ringraziamento speciale a te che dai la possibilità di fare le dirette e di far vedere quello che abbiamo creato questi 5 mesi, Sì, in perché poco tempo alla fine. la Lupo Racing Team è nata solamente da 5 mesi, e quindi dobbiamo dire grazie un po' a tutti, perché sono veramente dei ragazzi d'oro, dei ragazzi corretti. Poi ci può stare la discussione, ci può, ma Assolutamente, sì. alla fine passa tutto, ma è normale, perché comunque è vero che è un gioco, però la competizione c'è, quindi Sì. è giusto che sia così. L'importante però è essere corretti in pista e basta, tutto questo. Sì, assolutamente sì. E se posso fare un ultimo appunto, Vai, dico vai, vai. solamente che Vale VR46
ha stabilito 1,58 968 nel giro più veloce ed è a ed 4 è secondi. a 4 secondi da Luca il letterato, Mamma mia, un che è alieno, un alieno. seguito che è seguito da Joker a 7 decimi, da Comics si trova a 2 secondi e 3 da Joker, poi quinto Zack, sesto Orso, settimo Peppolo, ottavo Salvatore Sara. Quindi sta facendo veramente una bella gara Salvatore, che è risalito dal 12° posto all'ottavo. Steve 199 e nono, decimo Andrew, 10° Miciocchia, 12° Cricco, 13° Carmella Oximus. Ma credo o sbaglio, non dovevano essere 14 piloti? Sì, Orso, manca Orso. Allora Orso, no, Orso forse ha c'è. Avuto. No, Orso c'è. Non lo so, non so cosa sia successo. Però credo che manca qualcuno, uno, forse manca un pilota. Zach l'avevo detto? Sì, Zach sì. Allora, il letterato c'è. Andrew Chartax c'è. Mi giochi a c'è, se non erro. No, non vedo Artax. Tu lo vedi? Vediamo. No. No, non vedo più Artax. Probabilmente avrà avuto problemi di connessione. Sicuramente, perché non è del suo costume lasciare la casa. Appunto, cioè, speriamo che non abbia avuto nessun incidente con qualcuno Nando, e abbia lasciato. Ti invito, scusami che ti interrompo, che c'è tra il secondo e il terzo posto una bella battaglia tra Joker e Luca il letterato. Sì. Esatto. C'è una bella battaglia. Voglio ricordare ai telespettatori che abbiamo i nostri sponsor, come potete vedere si stanno scorrendo in sovrimpressione, quindi se volete prendere numeri e quant'altro avete tutto a disposizione qua in scorrimento. Allora noi qua comunque se ne stanno dando di Santa Ragione Luca e Gioca, sì è un bel combattimento qua. Veramente un bel combattimento e penso che fra un pochino rientrerà in corsa anche Comics. Sì, che diciamo che è attaccata a loro a 1,8 secondi. 1,890 secondi da Joker. C'è qualche commento, Masti, su Facebook? Sì, stavo guardando proprio questo. Allora, salutiamo qualcuno. Sì, allora, qua abbiamo la nostra Eva. La nostra, l'Eva di Tato, scusate, è la nostra. Allora, Eva Chiuchini, che sarebbe la ragazza di un nostro carissimo amico, Tato. Lo saluto se ci sta guardando. Buonasera a tutti, ciao Eva. Poi ciao Iei e Brazzo. Buonasera ragazzi. E oggi si accendono le micce, grandi ragazzi, un saluto ai telecronisti, ciao. Poi c'è Maria Altieri Barretto, Forza Lupi. Poi c'è Riccardo Pieroni, vai salvo, dai, in bocca al lupo ragazzi. Poi abbiamo Giacomo Inoino, il nostro Pression, forza ragazzi. Poi c'è la mia ragazza, che l'ho persa, ok. Buonasera, ciao Sara. Poi Giacomo, sempre Pression, ci dice: ragazzi, bello anche il replay, forza Mauri. Grazie. Poi abbiamo Aie e Brazzo, che ci saluta e fa un mega abbraccio a Babbons, a presto. E poi c'è il nostro vicepresidente, come lo chiamiamo noi, il nostro Matteo. Buonasera a te Matteo. E siamo tutti, ritorniamo alla nostra live. Allora, siamo entrati nel settimo giro, primo Vale VR46 con 6 secondi e 2 di vantaggio sul letterato. Il letterato secondo, seguito, tallonato da Joker a 2 decimi. Comics
a un secondo e 7, quindi diciamo già ha recuperato mezzo secondo di distacco da Joker, anche perché adesso inizierà il valzer del Dei box. cambio gomme e rifornimento, quindi del box. Sì, Quindi quindi qui ci si può giocare un po' tutto per questa sera, eh? ricordiamo che c'è il cambio mescola obbligatorio. Qua, scusate che Vale se ne sta andando a 6 secondi da Luca. E gira il suo girologio 1,58 1,59. Ragazzi, questo è un alieno, eh? Questa è la prima volta che lo vedo girare e sinceramente mi sta veramente sbalordendo. Letteralmente mi sta sbalordendo. Tu cosa ne pensi? Io sto restando scioccato. La verità. Guarda, ti dico, stavo correndo un mesetto fa a Saint-Croix e avevo fatto la stanza e tutto quanto. Io stavo girando, mi stavo divertendo così. A un certo punto ho visto che si era collegato Vale VR46, che io non conoscevo, quindi ha girato un po' con me nel circuito. Io, che non sono un grosso pilota, perché non lo sono, io giravo sui 306, 305, È e già un bel tempo. lui invece fisso 301, 301, 301, 301, che a un certo punto gli ho mandato un messaggio tramite la chat, e gli ho detto: sei troppo bravo e sei troppo forte. Sì. Questo è stato il mio commento, e mi sembra che stasera lo stia dimostrando sulla pista, che è un ottimo pilota, e quindi no, adesso lui fa parte del nostro team e noi ne siamo Orgogliosi. orgogliosi e contentissimi. Sì. E quindi sarà una bella battaglia con il letterato, Joker, Zacche, Orso, Peppolo, Salvatore Sara, Andrew, Comics, tutti i partecipanti. Sarà una bella battaglia fino all'ultima giornata di campionato. Infatti, ma io qua sto notando dal tempo che ha fatto Luca 2.01, lo sto vedendo un po' sottotono a Luca. Cosa? E beh, diciamo che adesso 201 lo sta facendo perché le gomme sicuramente ormai sono arrivate, quindi lui sicuramente il prossimo giro dovrà rientrare sicuro. Però io penso che lui abbia lavorato un po' con la benzina, eh. Eh sì, perché sto Io notando. Eh no, ma no. neanche lo sai perché? Perché è a meno di un quarto di serbatoio. Quindi. Però sta facendo 10 giri. Io spero che abbia fatto i calcoli giusti, perché altrimenti non arriva con la benzina ai box per fare rifornimento e per cambiare le gomme. Io spero di sì. Sì, sto vedendo che sta lampeggiando il carburante, però un professionista come lui non credo che abbia No, fatto no, errore. avrà fatto male i Esatto. conti. Però Non credo che abbia fatto male i conti, esatto. sto vedendo Zacche, non so se forse neanche si è fermato, che secondo me sta facendo force saving, perché al Sì, nono giro è a un quarto di serbatoio. sicuramente, però ecco, adesso Zacca ha fatto un errore perché ormai le gomme Sono andate. sono arrivate, esatto, quindi sicuramente lui al decimo giro si fermerà, sicuro. Sì, Come in letterato, che penso che riesca ad arrivare. La benzina sta lampeggiando ancora di più, però credo che ce la faccia. Vediamo anche gli altri. Zac, anche Salvatore Sara, penso che rientrerà adesso, e lui dovrebbe aver giocato
con la benzina, Peppolo penso uguale, Vale credo che vada fino alla fine con la benzina che ha, Cricco anche lui ha tirato il collo, Joker è già rientrato in box, quindi lui è a posto, Comics pure è rientrato già in box e quindi va L'elettorato sta bene. entrando adesso. Ecco Miciocchia che ha preso penalità e spero che si ricordi che deve, prima della fine del giro, che la deve scontare. Andrew era già rientrato ai box. Ecco adesso, allora, Vale è ripassato in testa. Cricco Joker sta riuscendo adesso dai box. Il letterato sta uscendo adesso dai box. Comics quarto, adesso dai box, adesso vediamo questo giro e poi dopo vediamo bene la classifica. Vale a 10 secondi di vantaggio sul letterato. Il letterato ha preso un secondo e 6 di vantaggio da Joker e Comics si trova a 6 secondi e 3 da Joker. Zack Sì. quinto, Salvatore Sara sesto, Orso settimo, Steve 199 ottavo, Peppolo nono, Andrew decimo, Miciocchia undicesimo, Cricco dodicesimo e Carmeloximus tredicesimo. Ah, ma sto vedendo che Salvatore Sara sta facendo una bella gara. Sta È in sesta facendo posizione. veramente, esatto, sta facendo veramente una bella gara Salvatore Sara. Sì, Complimenti. è partito ultimo, diciamo, è penalizzato dal fatto della connessione, che ha avuto problemi, ma si sta rivelando quello che speravamo, che alla fine è un bravissimo pilota. Io ci ho corso assieme un po' di tempo, un po' di volte. Ti dirò, io non sono Schumacher, eh? Guido ancora con i gomiti. Però quindi non c'è. Sta concludendo il decimo giro Vale VR46 che ha preso 10 secondi e 3 di vantaggio da il letterato. È la prima volta che Vale VR46 chiude il giro a 2 minuti. È la prima volta, altrimenti ha sempre girato tra l'1,55 alto e l'1,59. Sì, è molto molto costante come Quindi pilota. ha Lo sto vedendo. un ritmo Pauroso. gara impressionante, sì, esatto. Sì. Allora, ragazzi, qua Suzuka qua lo stiamo vedendo, è un circuito. Voglio parlare un po' di Suzuka. Allora, è un circuito che a me personalmente prima non piaceva. Cioè, era troppo insidioso, troppe curve, poi c'è il serpentone che bisogna saperlo fare. Invece ti dirò, Maurizio, a me dal campionato Academy, che abbiamo fatto l'ultima tappa a Suzuka, se non mi ricordo male, dove hai commentato tu e Francesco, ti ricordi? Ha un suo fascino alla fine, perché alla fine è un circuito con un boss da 18 curve, però la parte che piace personalmente a me di più è il serpentone che c'è all'inizio, diciamo, perché là se sbagli in questa sequenza di curve ti rimetti il tempo del giro. È un circuito molto tecnico, eh? Infatti piace moltissimo ai piloti di Formula 1 e non ti puoi distrarre un attimo perché altrimenti sei fuori. Allora, intanto il letterato ha allungato su Joker e si trova a 2 secondi e mezzo di distacco. E Joker terzo, e quarto Comics a 7 secondi da Joker,
quinto Zach, sesto Salvatore Sara, settimo Steve 199, ottavo Peppolo, nono Orso, decimo Miciocchia, undicesimo Cricco, dodicesimo Andrew e tredicesimo Carmeloximus, e hanno concluso l'undicesimo giro. Hanno iniziato l'undicesimo giro, scusami. C'è ancora Vale che ha 10 secondi di distacco da Luca, quindi ormai sta facendo una gara in solitario, in poche parole. Però mi vorrei seguire se riesco l'inquadratura. Scusate un secondino, un attimino, ok. Se riesco a fare l'inquadratura di un camera car per vedere che sta terminando il suo dodicesimo giro. Allora, vediamo, ci seguiamo. Cioè, va, seguiamo il giro in onboard di Vale, Mauri. Vale VR46. Sì, sto Ok, bravo, facendo un bravo, bravo. onboard. Mettila dentro la macchina. Questo è stato un po' lento. 2 minuti, 2 minuti e 3. Sesta, scala di quarta. Terza, cucita al cordolo. Vai, quarta. Questa la fa di quarta, io ad esempio la faccio di terza, per esempio questa. Quarta. Anche si vede che ha uno stile di guida particolare, eh. Vabbè, anche queste curve che sta affrontando, ora le prossime curve che sta affrontando, queste sono belle, belle curve Queste lui le sta facendo tutte in quarta, solo adesso ha messo pure. la Sì, terza. io qua, Però ad esempio. sicuramente dipenderà anche dalla macchina che uno ha. Sì, infatti. Questa la fa di prima. Prima è Allora, riuscita se sicuramente a mettere la seconda, infatti. siamo al tredicesimo giro, Masti, e abbiamo Sì. Vale VR46 primo con 10 secondi e 8 di vantaggio, Illetterato secondo, Joker terzo, Comics quarto, Zac quinto, Peppolo sesto, Salvatore Sara settimo, che sta accusando l'arrivo di Steve 199, che gli sta a 2 decimi. Andiamo, io sto seguendo un attimo questo duello tra Sì. Steve 199 e Salvatore Sara. Sì, arrivo. Eccomi qua. Ah, peccato, Salvatore ha preso la curva larga e Steve 199 è passato. Però bravo, bravo lo stesso Salvatore Sara. Ha fatto veramente una bella rimonta. Allora, ottavo Salvatore Sara, nono Orso, decimo Cricco, undicesimo Miciocchia, dodicesimo Andrew e tredicesimo Carmeloximus. A te la linea, Masti. Sì, qua stiamo quasi, siamo al tredicesimo giro, come hai detto tu, qua ormai le posizioni sono ben definite alla fine, perché ormai c'è Vale, come dicevamo, che se ne sta facendo una gara a sé alla fine, perché proprio ha dato 11 secondi a Luca, che si sta ammazzando, concedimi il termine, proprio per cercare che non gli voglio buttare, non voglio gufare, ma con questi tempi ha poco da fare, perché alla fine ha 20 secondi. Masti, Un guarda che errore ci potrebbe andare di mezzo. ogni gara è una storia a sé. Questo sì.
Questa, devo essere sincero, mi sembra, credo di aver capito, che è una pista che non è che piaccia molto Luca, sì. E né a Luca ne ha e comics. né a Paolo. Sì, a Quindi Paolo, sì. vedremo poi Altre. in seguito quello che succederà. Perché secondo me ci sarà da divertirsi. Ci sarà da Sì. divertirsi. Secondo me pure questo alla fine io l'ho detto fin dall'inizio quando abbiamo cominciato a organizzare questi campionati. Appena ho visto i nomi ho detto qua ce ne saranno, se le daranno di santa ragione secondo me. Allora, Infatti. Vale VR46 ha iniziato l'ultimo giro e ha un vantaggio di 11 secondi e 4. Sì. Volevo dire un'ultima cosa, poi lascio la parola a te, Sì. Masti, e volevo ringraziare, ma veramente ringraziare tutti i piloti di questa sera, tutti i piloti di questa sera Assolutamente sì. che alle ore 23:50 stanno ancora correndo per noi. Perché purtroppo abbiamo avuto un problema, ricordo, e mando un saluto affettuoso a Francesco, e prima delle 22:30 non riuscivamo a fare la diretta. E loro Sì, si sì. sono resi, pur di fare la diretta, si sono resi tutti disponibili a correre più tardi. E come me, alle 23:50 ancora si stanno divertendo con la PlayStation su Gran Turismo Sport. Sì, A infatti te la linea e segui l'ultimo giro di Vale VR46. sì, infatti volevo aggiungere solamente quello che sono stati, hanno avuto una grande comprensione appunto per quello che è successo, quello che è successo alla fine sono state delle grandi persone, pur volendo avere questa, diciamo, per avere la diretta, nel senso che si sono sacrificati, tra virgolette, Esatto, per far sì che la diretta sarebbe avvenuta in egual modo. Allora, scusami, ti voglio Vai, interrompere, c'è vai, vai, Vale che che sta sta facendo facendo. Vai. l'ultima variante prima dell'arrivo. Attenzione ragazzi, l'ultima curva per Vale, il nuovo arrivato in casa Lupo Racing Team. Vale c'è, ragazzi, prima gara ufficiale e prima vittoria. Grande, grande, ma grande Vale. Una rivelazione. Mamma mia, sento ora Il il letterato. letterato ha tagliato adesso il traguardo secondo. Bravo Luca. Grande, grande Luca. Joker ha tagliato adesso il traguardo, quindi sale sul podio. Arriva anche Comics, bravissimo Paolo pure. Quinto Zac. Zac, sesto Peppolo, settimo Salvatore Sara, ottavo Steve 199, nono Orso, decimo Cricco, undicesimo Miciocchia. Andrew dodicesimo. Ecco Andrew che sta arrivando sul traguardo, dodicesimo Andrew. E E Carmelo adesso Ximus. arriva Carmelo Ximus che arriva tredicesimo. Tredicesimo. Ragazzi, è stata una bella gara e complimenti a Allora, Vale46. volevo ricordare Vale VR46 pole position, giro veloce e giri senza incidenti. Sì. Allora, per quanto riguarda i punteggi, diciamo, lo volevo dire che verrà assegnato un punto bonus per chi farà il giro veloce in gara. Quest'anno abbiamo pensato di utilizzare un sistema, diciamo, di punteggio simile a quello della Formula 1, dando i punti fino al decimo classificato. Quindi, il primo classificato prenderà 25 punti, il secondo 18, il terzo 15, il quarto 12 punti, il quinto 10 punti, il sesto 8 punti, il settimo 6 punti, ottavo 4 punti, il nono 2 punti, il decimo 1 punto e ovviamente, come ho detto poc'anzi, giro veloce, un punto bonus, giro veloce fatto in pista.
Allora, mettiamo un po' i risultati di gara. Come ce li vuoi ricordare te, Mauri? Sì. Allora, un attimo solo che li vado. Allora, risultati di gara. Vale VR 46, primo, secondo il letterato, terzo Joker, quarto Comics, quinto Zack, sesto Beppolo, settimo Salvatore Sara, ottavo Steve 19, nono Orso 1987, decimo Cricco 81, undicesimo Miciocchia, dodicesimo Andrew 62, tredicesimo Carmeloximus, che non riesco mai a dirlo, Sì, 92. è un buono scioglilingua questo nome. Esatto. Allora, Giro, giro veloce, vale VR46 in 1.58.968. sì, grande, 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 veramente. È stata una rivelazione, un orgoglio per noi dalla Lupo Racing Team avere un pilota di questo calibro, perché alla fine si vede che ha la stoffa del campione per me, almeno per quanto mi riguarda. Come Come l'hanno tutti, anche come gli altri, il letterato, comics, come eccetera, tutti, Comics, e via Beppolo, discorrendo. tutti Zack, Andrew, Salvatore Sara, Sì, Joker, sì, sì. Orso, Miciocchia, Alla fine 9, questo è un campionato, per tutti me è quanti. un campionato, sì, infatti, per me è un campionato tutti, dal primo al 14º, tutti potenziali campioni, perché alla fine sono tutti degli ottimi piloti. Esatto. Quindi sono tutti dei papabili campioni. Allora, siamo qua alla fine. Vorrei ricordare nuovamente i nostri gentilissimi spot. Allora, ragazzi, allora abbiamo il nostro primo sponsor, Etruria Inserimenti, una ditta di Arezzo che opera nel settore degli elettrodomestici e cucine componibili su misura. Tratta le migliori marche del settore Whirlpool, Foster, Ilve. Si trova ad Arezzo, in via Calamandrei 107, numero di telefono 0575 21088. Ha anche uno showroom dove potete vedere tutte le cucine esposte e i vari elettrodomestici, in via Perennio 1 ad Arezzo. Il numero di telefono 0575 370689. Chiamate per queste informazioni, troverete personale gentile e preparato. Etruria Inserimenti. Poi abbiamo l'altro sponsor, Unigenic Professional, azienda di caltanissetta, tratta articoli per la pulizia, articoli monouso per la ristorazione, disinfestazioni, trattamento anti-legionella, trattamento acqua, noleggio macchinari, tratta grandi marchi, tra cui l'Isoform 3M e CIF e molti altri ancora. Si trova a Caltanissetta, in via Pietro Leone, senza numero civico. E numero di telefono 0934 090142. Chiamate per qualsiasi informazione. Poi abbiamo il terzo e ultimo sponsor, Renova Europa. Questo è un nuovo sponsor. È un'azienda che si occupa da 30 anni al servizio dell'automobilista. Fa pratiche auto e moto, riscossione bollo auto, assicurazione auto e vita. E richiedi il tuo preventivo inviando un'email a Nuova Europa. @sermetra.it. Offre un ampio ventaglio di servizi per soddisfare le esigenze di ogni cliente. Si trova a Torino, in via Monastir 6A. Telefono 0116 069567. Ragazzi, sono i nostri sponsor, che sono sempre gentilissimi. Allora, vogliamo ricordare gli altri appuntamenti, Mauri? Sì, Cosa ne credo pensi? che sia lunedì prossimo con Sì. il gruppo Mansell e sarà la seconda tappa del campionato targato Lupo Racing Team. Sì, siamo a Monza, corro pure io, è il mio campionato dove partecipo io. Poi, anzi, voglio ricordare ogni lunedì mattina intorno alle 10:30, 11 ci sarà la seconda edizione, la seconda puntata, diciamo, della LRT News. È un programma, diciamo, un piccolo programmino dove lo staff Lupo Racing ha deciso di aggiornare tutti, diciamo, i nostri followers per tutte le varie novità che ci sono in casa Lupo Racing.
dove diremo tutti i vari campionati, le varie classifiche, per non fare, diciamo, restare, diciamo, a digiuno, tra virgolette, chi non può seguirci nelle live. Quindi lunedì prossimo forse ci sarà un ospite, punto, e mi fermo qua. Perfetto. Niente, Mauri, Vogliamo salutare tutti? sì, abbiamo terminato e Vogliamo grazie, è stato ringraziamo un tutti. onore, scusami, è stato un onore stare fare questa live con te, Grazie, grazie Massi, e anche per me. come personalmente, non ti conosco personalmente, ma ci sentiamo spesso, ti stimo molto come Grazie, persona. anche io. Quindi è stato per me un onore. Voglio salutare a Francesco che mi ha ceduto il suo posto purtroppo per causa di forza maggiore. Un Avrei abbraccio preferito. grande, Avrei. Francesco. Ciao, ciao Franci, un bacione. Avrei preferito guardarmi io alla diretta sua e lui essere al posto mio. Però, purtroppo, questa è la vita, ragazzi. Purtroppo. Va bene. Io direi che abbiamo terminato. Sono mezzanotte meno 2 minuti. Ragazzi, è stato un piacere. Un saluto a tutti da parte di Mastifold. È tutto da Suzuko, da Suzuka, scusa, e un saluto da zio Maurizio. Ciao ragazzi, buona serata. Buona Anzi, serata a tutti. buonanotte. Buonanotte a tutti. Sì, ciao, sigla. Ciao.